La puntata di oggi è dedicata all'ospedale Galliera, che deve il suo nome ad una grande benefattrice, Maria Brignole Sale, che dopo il matrimonio con Raffaele De Ferrari assunse il titolo di duchessa di Galliera. Solo l'ospedale e il San Raffaele di Coronata, ma tutte le opere donate alla città sono ancora oggi utilizzate dai cittadini. Mi riferisco in particolare ai musei di Strada Nuova, di Via Garibaldi, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, la Villa di Voltri, dove nella cappella del santuario Nostra Signora delle Grazie volle essere sepolta accanto ai familiari e al figlio Andrea, morto all'età di 16 anni. Il rapporto passato-presente, che è il filo conduttore del nostro programma, trova nell'esperienza storica dell'ospedale Galliera una verifica davvero esemplare. Maria Brignole Sale, duchessa di Galliera, nel Natale del 1877 chiama in casa sua, dove attualmente c'è la sede dell'ex Banco di Roma, il notaio Borsotto, e gli detta quelle che erano le sue volontà, a cui sicuramente aveva già pensato da molto tempo. Difatti in quell'atto di fondazione, all'articolo 3, si parla di disegni e progetti già valutati dalla duchessa. E in questo atto stabilisce che la città di Genova venisse dotata di 3 ospedali per la cura della persona dal momento dell'avvenuta nascita sino agli ultimi giorni della vita. Nel 1946, con l'arrivo alla presidenza dell'ospedale Galliera del cardinale di Monsignor Giuseppe Siri, non è ancora cardinale, no? Lo diventerà nel 1951, la ricostruzione dell'ospedale, quei progetti che il Marchese Gentile, vicepresidente per oltre 30 anni di questa opera pia, non era riuscito poi a realizzare a causa della guerra e poi della sua morte, si concretizzeranno poi negli anni a venire. La guerra porta, come è noto a tutti i genovesi, una serie di bombardamenti in questa città, in particolare il famoso bombardamento del 9 febbraio 1941 colpisce in più parti l'ospedale ed in particolare il padiglione settimo, il più a levante dei padiglioni medici, e una bomba che cade nella sala della neurologia uccide 19 persone. La gran parte ricoverate e alcuni parenti. La situazione dell'ospedale peggiora notevolmente perché è anche occasione di altri, in occasione di altri bombardamenti nella città l'ospedale viene colpito, e sino a quando poi a un certo punto la guerra finisce, ed è un particolare che abbiamo scoperto in occasione dei 120 anni, la portineria dell'ingresso principale dell'ospedale per un certo tempo, per almeno 4 mesi, viene in ausilio dei portieri, vengono anche alcuni membri della brigata
partigiana Bellucci, che hanno il compito, specialmente nei giorni del 23, 24, 25 aprile, ma anche nei giorni immediatamente successivi, di dare protezione non solo ai partigiani, ma soprattutto ai nazisti, ai militari nazisti, a quelli che, e ai fascisti che venivano ricoverati. Quindi c'è sicuramente in quella occasione un forte senso di solidarietà anche fra fazioni opposte. Questi rimangono lì per almeno sino a luglio. Noi abbiamo notizie dai verbali dell'amministrazione Dagliati che sino a luglio c'è questo tipo di presenza. Il progetto fu affidato all'ingegner Cesare Parodi, il quale per trarre ispirazione viaggiò per l'Europa e in particolare considerò gli esempi, due esempi, uno francese, la Riboisière a Parigi e il St. Thomas Hospital di Londra. Entrambi queste tipologie di architettura di nosocomio erano state realizzate nella metà dell'Ottocento. Cosa avevano di innovativo? La disposizione, la strutturazione a padiglioni. Per cui anche per il Galliera, per l'ospedale di Sant'Andrea, venne realizzato appunto la struttura a padiglioni. La caratteristica di questo impianto architettonico dell'ospedale che salta subito agli occhi è l'arcuatura della facciata che corrisponde poi all'arco, alla struttura d'arco nei due corridoi inferiore e superiore del Sant'Andrea. E da quest'arco poi si dipartono sette padiglioni a raggio che si dispongono quindi naturalmente a raggiera appunto, garantendo così l'ottimale illuminazione e l'ottimale anche ventilazione dei padiglioni stessi. Mi pare che il Galliera, ed è sotto gli occhi di tutti, l'attuale Galliera, dimostri anche l'inattualità ai fini di poter prestare servizi assistenziali adeguati. Cioè sotto il profilo strutturale, non organizzativo interno, perché resta sempre un ospedale di grande eccellenza, su questo non c'è dubbio. Talché l'amministrazione ha pensato bene di lanciare questa sfida, questa grande avventura, di raccogliere questa grande avventura di costruire un nuovo ospedale. È da un paio d'anni che si sta lavorando su questo progetto, quindi sono stati affidati gli incarichi a due progettisti, hanno preparato lo studio di fattibilità, nello stesso tempo sono stati tenuti i rapporti anche con tutte le altre istituzioni che comunque debbono intervenire, innanzitutto per condividere ovviamente. E poi anche per il rilascio delle necessarie autorizzazioni in relazione anche alle varie competenze, talché sono state contattate amministrazione comunale, regione innanzitutto, l'amministrazione comunale, amministrazione provinciale, sovrintendenza, cioè dire tutti gli enti di competenza in relazione al rilascio di un'eventuale concessione edilizia. Il percorso è stato un po' complesso, difficile, ma ci siamo arrivati. Intanto è stato firmato un protocollo d'intesa con la Regione che si impegna a finanziare in parte la struttura ospedaliera che verrà a costare attorno ai 150-160 milioni. E, sì, dicevo, la Regione si impegna a finanziarne una terza parte,
un'altra parte ancora l'amministrazione ricaverà dalla vendita degli immobili, del patrimonio immobiliare che non ritiene funzionale alla persecuzione dei fini di accoglienza e di assistenza, mentre l'altra parte, un terzo ancora che resta, l'ospedale dovrà procurarselo. In aprile si è partito con la gara europea per la progettazione. Abbiamo lavorato in questi giorni, io devo dire in questi mesi, e siamo arrivati già quasi alla conclusione, perché si dovrà scegliere adesso il progettista, cioè dire chi dovrà fare il progetto di questo nuovo ospedale. Al progettista sono state date già le linee guida contenute nello studio di fattibilità che era stato fatto a suo tempo. Non appena avremo scelto il progettista, al di là dei possibili contenziosi giurisdizionali, perché queste le mettiamo anche nel conto, si andrà ad un appalto integrato, cioè dire a chi vincerà poi la gara, sempre europea, per realizzare il nuovo ospedale, sarà dato il compito di fare il progetto definitivo e il progetto esecutivo. E quindi andremo in gara. Nei primi mesi del gennaio del 2011 si potrebbe già cominciare a iniziare a lavorare al nuovo ospedale, cioè dire avremo assolto tutte le gare e i compiti necessari. L'amministrazione si sta già sperimentando, nel senso che vuole arrivare al nuovo ospedale pronta, in via sperimentale con la figura del tutor, cioè del medico che prende in cura dal primo giorno all'ultimo giorno di presenza, nel caso di nuovo ricovero, l'ammalato che avrà quindi un referente. Questa è la grande novità che sicuramente l'ospedale apporterà. Oggi l'ospedale ha un'organizzazione, come noi generalmente siamo portati a dire, di tipo tradizionale, cioè con le classiche divisioni, servizi, reparti e tutto quanto, in cui il filo rosso, diciamo appunto, che riesce a garantire la conoscenza di tutto il percorso è paradossalmente il paziente, che notoriamente per tanti motivi, sia per fragilità che per anzianità che per emotività, non è senz'altro la persona più competente. E allora appunto proprio per garantire quel processo che per noi è determinante, cioè la cura della persona e la centralità della persona, abbiamo pensato appunto a un ospedale un pochettino diverso. E in questo senso ci siamo guardati in giro, abbiamo cercato di capire se c'erano novità sul panorama nazionale, sul panorama internazionale, e abbiamo appunto trovato questo come modello, che è il cosiddetto ospedale per intensità di cura. Cioè un ospedale in cui non si ragiona più per, diciamo, organo, per patologia, ma si ragiona appunto proprio per bisogno assistenziale del paziente. Il paziente può avere un bisogno, come si suol dire, sanitario di basso valore, un piccolo intervento, ma essere un paziente particolarmente complesso, perché è un paziente anziano, perché è un paziente fragile. Non dimentichiamo la nostra situazione demografica, cioè il tasso di anzianità più alto del mondo, il fatto che le famiglie ormai hanno una composizione molto ridotta, quindi la possibilità di fare da supporto al paziente, alla persona fragile, si riduce progressivamente. E credo che in questo senso l'ospedale deve passare da quella logica di medicina prestazionale, cioè ti faccio la prestazione, a quella della medicina relazionale, cioè non ti curo ma mi prendo cura, e quindi ti garantisco in un sistema, diciamo tra virgolette, assicurativo, tutto quello che tu hai bisogno durante il percorso ospedaliero, ma cerco di lavorare anche per quello che c'è dopo, e cioè appunto quello che al momento viene considerata la cosiddetta dimissione protetta. Quindi questo appunto è il nostro grande
progetto, quindi trasformare l'ospedale in un'area ad altissimo impegno tecnologico, che è un albergo dove appunto le persone stazionano per il tempo necessario e ricevono in quest'area, chiaramente anche questa tecnologica adeguata alle esigenze di un ospedale, ricevono appunto l'assistenza secondo livelli di diversa intensità. Qui noi stiamo facendo un percorso, innanzitutto è un percorso che non è soltanto del dire, cioè informazione, comunicazione, ma è anche quello del fare. Cioè abbiamo attivato un insieme di progetti, di sperimentazioni, che sono una parte del tutto, ma che vogliono appunto già mettere in campo per acquisirne l'esperienza anche, quindi valutare i fattori positivi, i fattori negativi, i punti di forza e i punti di debolezza, come si suol dire. Perché vede, noi abbiamo un po' una risorsa a disposizione, che in questo momento è il tempo. Cioè abbiamo la fortuna, se vogliamo dire, che prima di andare nel nuovo ospedale avremo appunto un po' di anni da passare ancora nel vecchio. E quindi avremo la possibilità di creare quelle condizioni culturali che ci permettono appunto di arrivare col nuovo ospedale non necessariamente totalmente imparati, ma fortemente formati. E per questo che abbiamo iniziato un percorso formativo che vuol andare innanzitutto a far conoscere, il primo punto è questo, noi vogliamo far conoscere a tutti gli operatori della Galliera, e quando dico tutti dico proprio tutti, dai capi dipartimento ai portantini, come possiamo dire, qual è il modello che proponiamo e il perché, cercando appunto in questi corsi di formazione che sono molto capillari, sono fatti a 25 persone per volta, quindi se lei divide 1800 per 25 vede quanti corsi dobbiamo fare, con un impegno della direzione. Il corso, l'attività di docenza è fatta dal direttore generale, dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, da tutti i direttori appunto dell'ospedale. Questo punto crediamo che sia il punto iniziale importante, lo stiamo facendo da alcuni mesi, ne avremo per 3 anni. Dopodiché stiamo già programmando ulteriori corsi, diciamo di secondo livello, che saranno destinati a un numero più ridotto di persone, quelle che noi chiamiamo i formatori, cioè quelli che dovranno garantire la continuità del processo per quelli che subentrano, per comunque mantenere, diciamo, viva la formazione. Ma l'elemento su cui stiamo puntando molto in tutti i corsi è la componente motivazionale. Noi crediamo che in questo momento gli operatori, tutti gli operatori, spesso hanno una crisi di identità valoriale e quindi dobbiamo appunto riportare i valori veri, e quindi non so, non è l'efficienza, è uno strumento, non è l'economicità, è uno strumento, ma il vero obiettivo è il servizio nei confronti della persona fragile. Cioè quindi il medico non è non può essere soltanto quell'efficiente professionista settico, ma è una persona che con la sua umanità si prende cura di una persona e poi lo cura anche e possibilmente lo guarisce. Questo io dico al medico come forma di sublimazione di tutti i... Questo vale per gli infermieri, vale per gli ausiliari, vale per gli OSS, per i tecnici, vale per il personale amministrativo, che si deve sentire parte di un'organizzazione. Quindi il vero progetto è quello di fare una squadra che ha un obiettivo chiaro, l'assistenza alle persone più fragili, alle persone più deboli.